a tutti e ben trovati con il nostro telegiornale sportivo in diretta. È iniziata la 21ª giornata di Serie A. Vediamo allora la grafica con i risultati delle partite che si sono disputate. Per il momento Cremonese-Lecce, il risultato di 0-2, in corso la gara tra Roma e Empoli. Questa sera alle 20:45 Sassuolo-Atalanta, mentre domani dalle 12:30 ci sarà il lunch match tra Spezia-Napoli. Alle 15 sarà il momento dei bianconeri di Andrea Sottil di scendere in campo in trasferta contro il Torino, alle 18 Fiorentina-Bologna, alle 20:45 Inter-Milan, il derby della Madonnina. Lunedì invece ci sarà la gara tra Hellas Verona e Lazio alle 18:30, alle 20:45 Monza-Sampdoria e poi martedì alle 20:45 Salernitana-Juventus. E dunque un 21esimo turno di campionato che occuperà ben 4 giorni. Ma noi concentriamoci ovviamente sulla gara dell'Udinese che, come detto, scenderà in campo alle ore 15 domani contro il Torino, un Udinese che presumibilmente non dovrebbe cambiare molto riguardo alla formazione. Alla fine sarà la formazione che abbiamo visto contro il Verona, ma andiamo ad approfondire nel servizio quale potrebbe essere la probabile formazione. La prima volta di Sottil a Torino contro il Torino da avversario su una panchina si avvicina sempre più con il tecnico di Venaria Reale che ha tanta voglia di vendicare l'ingiusto KO subito all'andata. L'1-2 di ottobre ha aperto una crepa che era già stata evidenziata in realtà dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Monza, ma che nessuno pensava sarebbe stata così profonda in termini non di prestazioni in assoluto, ma di risultati, con solo una vittoria da quella data ad oggi. E allora che la gara dell'Olimpico Grande Torino sia quella della svolta definitiva, se lo augura proprio Sottil. E per far sì che questo si realizzi, il tecnico bianconero sta valutando la formazione da schierare, che in realtà, almeno in partenza, non dovrebbe cambiare molto rispetto a quella vista col Verona. Pereira va verso il forfait, così come ovviamente Gerard ad Deulofeu. Toven verrà convocato per fare uno spezzone a seconda di come andrà la gara, ma davanti si partirà ancora con Success Beto, mentre la qualità sarà affidata al sinistro di Samardzic che insieme ad Arslan dovrebbe essere confermato accanto a Wallace. Conferme anche per gli altri, con Eizibue a destra che giocherà la sua terza gara consecutiva da titolare e Udoje a sinistra, davanti a Silvestri poi il solito trio composto da Becao, Biol e Neuen Perez. Nel Torino, privo di Lazaro, Gigi, Zima e Pellegri, mattatore all'andata e con il dubbio Radonic, si dovrebbero vedere Sanabria prima punta con Vlasic e Miranchuk alle sue spalle. La bestia nera dell'Udinese Ola Aina dovrebbe andare in panchina sulle corsie Singo a destra e Vojvoda a sinistra. Ilic vuole una maglia da titolare appena arrivato dal Verona, ma è più probabile che in mezzo partano Ricci e Linetti. E come in ogni vigilia di match ha parlato in conferenza stampa il tecnico bianconero Andrea Sottil. Tra i tanti temi che ha affrontato, ha parlato del momento che sta vivendo la squadra e di come per l'appunto arriva a questa gara. La squadra sta bene, la squadra fisiologicamente ha ripreso quello che doveva riprendere a livello individuale, a livello di collettivo. Abbiamo qualche defezione, qualche assenza, lo sappiamo, però non è mai stato per me e per noi un motivo di scuse o di alibi che fanno parte dei perdenti, di quelli che non vogliono vincere. Quindi noi non ci troviamo scuse, io non mi trovo scuse, è un dato di fatto, abbiamo qualche assenza, ma la squadra sta bene fisicamente, mentalmente e soprattutto ha voglia di andare a giocarci questa partita. Complici queste assenze di cui parli, ti stanno permettendo anche di dare una continuità di formazione che abbiamo visto negli ultimi giorni, nelle ultime giornate, più o meno sarà quello l'assetto che ti sta dando garanzie? Ma sì, la continuità di formazione, la continuità tattica di conoscenze è chiaramente fondamentale, importante, quindi la squadra viene da ottime partite, e anche i giocatori, tutti i giocatori che ho a disposizione stanno bene, perché questa è una cosa fondamentale che voglio ribadire, che ho sempre detto, ma è un pilastro del mio modo di far calcio, del mio metodo e soprattutto della nostra identità, quella di sentirsi tutti coinvolti. E lo vedo ogni giorno, l'ho visto anche questa settimana, quindi chi inizierà la partita sarà assolutamente
all'altezza della situazione e chi subentrerà altrettanto. E ovviamente non può mancare la curiosità di scoprire se scenderà in campo anche il nuovo arrivato Florian Thauvin. Il mister in conferenza stampa ha anche parlato di quelle che sono state le sue impressioni su questi primi giorni a Udine dell'attaccante francese. Ho visto un giocatore principalmente motivato che è venuto qua non per passeggiare a Udine o come si dice per svernare, no? Sì. In termini calcistici, ma una grandissima impressione positiva parlandoci nei primi minuti. Ho visto un ragazzo e un calciatore veramente affamato, con grande entusiasmo, con grande gioia di essere approdato all'Udinese. E questa è la cosa più importante. Sensazioni ottime e soprattutto anche tecniche, perché il giocatore, non lo scopro sicuramente io, ha un grandissimo vissuto, si è messo subito a disposizione, sarà convocato e con lui dobbiamo lavorare per arrivare a una condizione che lui ha già buona, top, e quindi sono molto contento e siamo molto contenti che lui sia arrivato. Caratteristiche tecniche precise, lo vedi bene con entrambi i tuoi attaccanti titolari al momento, Beto e Successo? Cioè, secondo te si sposa meglio con uno e meno con un È un altro? giocatore duttile, un giocatore che può fare bene sotto punta, può fare il doppio trequartista. È un giocatore che si sposa bene con Beto, si sposa bene con Success. Poi bisogna vedere chi sono gli interni di centrocampo, i quinti, ma è un giocatore che è stato scelto apposta perché chiaramente il sottoscritto, il mio direttore, la proprietà conosce alla perfezione la caratteristica della rosa, conosce alla perfezione il nostro impianto tattico, quindi lui è arrivato perché ha determinate caratteristiche, oltre ad essere un giocatore di grande qualità. E quest'oggi a Gemona è scesa in campo anche la formazione primavera di Jani Sturm, 2-2 il risultato finale contro l'Atalanta. Questo è il quadro della 17ª giornata di Primavera 1 che abbiamo seguito anche nel corso del nostro appuntamento anteprima studio stadio, dove abbiamo raccolto le interviste al mister Jani Sturm e a Simone Iob, difensore bianconero, autore del gol del 2-2. Sentiamo. Sì, una partita un po' strana, 2 volte. Sì, il primo tempo abbiamo meritato di essere sopra sicuro. Penso poi lì che sarebbe stato più facile poi per noi. Poi secondo tempo è entrato un po' ho la paura di perdere o di prendere il gol e quindi non siamo entrati come il primo tempo. Loro poi sì, hanno fatto il nostro portiere una parata importantissima, secondo tempo. E quindi poi alla fine ci abbiamo creduto, fino alla fine abbiamo pareggiato in extremis. Quindi penso che il pareggio è giusto per tutte e due le squadre. Ti chiedo se in vista della Fiorentina recuperi qualcuno, credo ovviamente Centis dalla squalifica, se puoi farci un po' il punto anche su come sta il resto della squadra e poi ti lasciamo andare. Sì, adesso abbiamo perso De Crescenzo a centrocampo, siamo poi in emergenza a Kastanevic, c'è il quarto giallo, quindi mancherà lui. Adesso speriamo di Bassi, penso che non ce la farà ancora. Quindi speriamo che gli altri sono tutti a posto, vediamo tra oggi e domani come vengono. Quindi dobbiamo ricompattare con quelli che saranno di fare il massimo. Secondo me bicchiere mezzo vuoto perché comunque la distanza fra noi e loro in classifica rimane la stessa e quindi diciamo che ci servivano questi 3 punti più a noi che a loro, ecco. Quindi direi bicchiere mezzo vuoto. E dobbiamo cercare di sfruttare meglio le occasioni che ci capitano, soprattutto quelle del primo tempo, e anche limitare le disattenzioni difensive perché non si può prendere un gol come il secondo che abbiamo preso. Sì, allora il bilancio, come parla la classifica, non è proprio positivo e secondo me dobbiamo riprendere quest'ultima parte del 2022 e ripartire da qui perché noi ci siamo detti prima della sosta e anche dopo la sosta, che
dobbiamo ripartire, dobbiamo rimontare, l'obiettivo è sempre quello, la salvezza, dobbiamo cercare di raggiungerlo a tutti i costi. Passiamo ora alla Serie C con il Pordenone che affronterà in trasferta l'Arzignano domani alle 14.30. Questa è la grafica della 26esima giornata. Vigilia di match dunque, giornata di conferenza stampa anche per il mister Domenico Di Carlo. Sentiamo. L'obiettivo è puntare 3 punti, è quello che faremo. Dobbiamo cercare di continuare a giocare con questa intensità, con questa qualità, perché il Pordenone ha nel DNA, nelle corde, questo tipo di gioco. Però bisogna essere anche più concreti, questo che ho chiesto ai ragazzi, di essere più concreti, perché nelle tante occasioni da gol bisogna poi essere, portare a casa i punti, bisogna portarli facendo gol e probabilmente non subendoli, che è quello che magari nell'ultimo periodo qualche occasione in più la stiamo concedendo. Magnaghi, Andreoni e Basso, che sono i tre che non ci sono della partita, tutto il resto sono tutti convocabili e proveremo a vedere chi ha recuperato in queste due partite qua, li metteremo in campo, se no metteremo in campo una squadra comunque sempre competitiva, pronta a giocare e pronti i ragazzi a subentrare, perché abbiamo visto che quando si subentra adesso si possono vincere partite, si possono vincere partite anche dal 60esimo al 90esimo, che sono quelle che poi possono cambiare le sorti di questo campionato. Hooker e Edera, cioè, non ti hanno trasmesso? Sono due giocatori di grande qualità, probabilmente devono conoscere un po' di più il gruppo e le dinamiche di questo gruppo qui, però sono veramente due ottimi acquisti. Posso dirlo perché comunque aumentano personalità e qualità nella squadra, quindi ci saranno sicuramente utili, ma soprattutto da loro mi aspetto che crescano di condizione, ma soprattutto anche di conoscenza con la squadra. Poi nel momento in cui sarà fatto questo, sono convinto che anche loro si ritaglieranno un buon spazio per darci una mano per questo campionato. Tanti auguri a Lisa Vittozzi. Quest'oggi la campionessa del biathlon sappadina compie 28 anni, un compleanno dopo tanti anni a casa nella sua Sappada, in un momento particolare di successo della sua vita. Al momento terza nella classifica generale di Coppa del Mondo. Prossimo impegno per lei, la 7ª tappa di Coppa che si svolgerà ad Oberhof nel lungo ritiro in programma dall'8 al 19 febbraio. Allora ancora tanti auguri a Lisa Vittozzi. Passiamo ora al basket, domani il 20esimo turno di campionato per la palla spicchi di A2, questa che adesso vedremo la grafica con tutte le gare in programma per questa 20esima giornata, queste appunto le gare che si sono giocate nella 19esima, comunque compagini friulane che scenderanno sul parquet alle ore 18 per la Web Gesteco Cividale, la trasferta contro Nardò, mentre per l'APU Old Well West ci sarà la gara al Carnera contro la Staff Mantova. Sentiamo allora le parole del bianconero Cusin in vista di questo match. Diciamo che abbiamo fatto una pessima figura a Bologna, dopo una buona settimana di allenamenti con un'alta intensità. Il problema è che non siamo stati bravi a farlo durante la partita e quindi in questi giorni stiamo lavorando anche su questa cosa. E dobbiamo avere la capacità di aiutarsi l'uno con l'altro, di avere fiducia l'uno con l'altro, perché siamo tutti degli ottimi giocatori se stiamo assieme, se giochiamo assieme. Diventiamo dei giocatori mediocri se giochiamo ognuno per i fatti suoi, ognuno pensa a se stesso. E quindi dobbiamo essere bravi ad aiutarci l'uno con l'altro, sia in difesa sia in attacco. Che mood si respira in questo momento all'interno dello spogliatoio? Il mood è un mood arrabbiato, il mood... Direi con le facce giuste, le facce che bisogna avere dopo una brutta sconfitta come quella che c'è stata a Bologna. E ci stiamo impegnando, ma come abbiamo sempre fatto, adesso bisogna solo e soltanto trasferirlo nella partita della domenica. Sicuramente i nostri tifosi sono una parte molto importante e dobbiamo essere bravi noi a trascinarli. Noi dobbiamo pensare a quello che succederà in campo. Non pensiamo in questo momento a quello che è l'esterno, perché l'esterno sicuramente non ci darà una mano in questo momento, perché abbiamo fatto una pessima prestazione. E dobbiamo aiutarci uno con l'altro, dobbiamo avere le facce giuste, dobbiamo guardarci uno con l'altro se abbiamo un momento di difficoltà, saper supportare il nostro compagno di squadra e seguire tutto ciò che ci dice il nostro allenatore. E con lo sport siamo arrivati al termine del nostro telegiornale, ci fermiamo qua, io vi ringrazio come sempre per averci seguito e non mi resta che augurarvi una buona continuazione di serata con TV12.